Sono Oriana Koch, sono l'amministratrice delegata di Gruppo Pragma, una piccola e media impresa localizzata qui in Area Science Park, dove ha il laboratorio di ricerca e sviluppo e la sede principale. Abbiamo altre due sedi, una a Roma e l'altra a Milano, e ci occupiamo ormai da quasi 20 anni di digital learning e digital communication. Ho conosciuto Area Science Park alla fine degli anni 90 perché ho frequentato qui un master e il manager dell'innovazione, e quindi mi ha dato l'opportunità di conoscere le attività e i servizi e le potenzialità di questo posto. Dopodiché mi sono trasferita per parecchi anni a Roma e quando sono tornata a Trieste ho ritenuto molto importante per me e per la mia azienda avere un'unità e un laboratorio di ricerca e sviluppo. E quindi quale migliore contesto se non quello dell'area? Infatti era proprio il contesto che noi stavamo cercando, perché è un contesto in cui ci si poteva contaminare anche con altre realtà imprenditoriali e soprattutto in cui si potevano costruire delle attività di ricerca e sviluppo finalizzate a migliorare o a costruire nuovi prodotti, soprattutto nel nostro ambito, che è appunto quello del digital. Area Science Park è sicuramente un partner per noi e più volte, più iniziative abbiamo attivato grazie al supporto di Area, grazie alla collaborazione di Area. Soprattutto abbiamo attivato pensieri per progetti, pensieri per sviluppi, pensieri per cose nuove, pensieri di innovazione, cosa che in questo periodo storico è fondamentale per un'azienda piccola di medie dimensioni come la nostra. Due sono le ragioni principali per cui abbiamo scelto di essere qui in Area. La prima, perché qui abbiamo la possibilità di contaminarci con altre realtà e soprattutto di venire anche in contatto con ricercatori che normalmente non possiamo incontrare se non fossimo qua. La seconda ragione è invece una ragione un po' più personale. È stato per me una sorta di scegliere di stare qui, è stato per me una sorta di give back, di restituzione al territorio, perché a mio avviso per un'imprenditrice non c'è nessun modo migliore che restituire un ringraziamento al proprio territorio che creare imprese, quindi creare lavoro e sviluppo.